Lo zoo della Società Zoologica di Londra, ZSL, è stato il primo zoo scientifico del Regno Unito. Oggi questo gigantesco zoo accoglie milioni di visitatori ogni anno. Ecco per te 8 segreti dello zoo di Londra che probabilmente non conosci. Ma prima di tutto, sigla! Incominciamo. Sapevi che ha un sotterraneo segreto? Mentre sei occupato a fissare il padiglione Casson, più noto come la vecchia casa degli elefanti, sei probabilmente ignaro di ciò che si trova al di sotto. Il pubblico entra nell'edificio al pian terreno, ma c'è anche un sotterraneo off-limits, usato principalmente dai custodi per preparare il cibo degli animali. Una volta ci sono anche entrato e sono rimasto piacevolmente stupito nel trovare vecchi annunci dello zoo e poster pubblicitari. Una figata! Volatili letterari. I pinguini dello zoo di Londra sono stati di ispirazione per il logo del Penguin Books. Anche il nome della compagnia è stato scelto quando un impiegato fu mandato al Regent's Park per disegnare alcune bozze del logo. Un logo che resta tale tutt'oggi, sebbene sia stato leggermente modificato nel 2003. La piscina in cui Edward Young avrebbe visto i pinguini non è più in uso, ma esiste ancora. Ed è un edificio storico come molti oramai nello zoo di Londra. Fatiche di guerra. Lo zoo di Londra, insieme agli altri zoo della nazione, ha messo a disposizione i suoi leoni marini affinché fossero allenati per scovare i sottomarini durante la Prima Guerra Mondiale. Sono stati sottoposti ad una lunga sessione di allenamento in una piscina di Londra e nel lago di Bala, in Galles. Nel tempo impiegato perché fossero allenati e disponibili all'impiego nel Canale della Manica e nel Mare del Nord, riuscirono a perfezionare la tecnologia degli idrofoni, non avendo quindi più bisogno dei leoni marini. Che così ritornarono nel loro zoo. Il tunnel utilizzato come rifugio antibomba. Oggi la parte dello zoo destinata al pubblico si trova a cavallo del cerchio esterno del Regent's Park, con visitatori e staff che attraversano la strada tramite due tunnel sotterranei. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il tunnel ad est, quello ora tra il negozio di souvenir e di ristorante, viene usato come rifugio antibomba per il personale dello zoo e per i residenti del posto. Lo zoo di Londra ha creato nuove parole. Probabilmente hai sentito parlare di un ex residente dello zoo, l'elefante Dumbo Jumbo. Ma sapevi che Jumbo, gigante e la sua traduzione in italiano, non era una parola fino al suo arrivo sulla scena? Si pensa che il nome Jumbo derivi dalla parola Swahili che significa ciao, oppure Jumbo o quello che significa capo, da Jumbi. Non è sorprendente che le sue origini si siano perse, dato che l'enorme creatura ha attraversato Sudan, Italia, Germania e Parigi prima di arrivare a Londra. Lo zoo ha anche costruito il primo vivarium acquatico, poi abbreviato in acquario, anche se l'acquario originale era diverso da quello presente nello zoo di oggi. Acqua consegnata attraverso l'acqua. L'acquario attuale è stato costruito nel 1921 sotto le terrazze Mappin, una struttura a forma di montagna usata precedentemente per ospitare gli orsi e le capre di montagna dello zoo, ed ora abitata da emu e da canguri. La struttura a forma di montagna contiene anche un complesso sistema di filtraggio dell'acqua. Quando fu costruito l'acquario, si pensava che per differenti tipi di pesci, tropicali, d'acqua dolce o d'acqua salata, fossero necessari diversi habitat. Inizialmente, il liquido per le zone di acqua salata venivano dalla baia di Biscay, ed era consegnato allo zoo attraverso le chiatte che arrivavano dal Regent's Canal a fianco allo zoo. Insomma, acqua consegnata attraverso l'acqua. Più tardi, invece, furono usate le autocisterne per trasportare l'acqua dal Mare del Nord. Giornate da cani. Lo zoo di Londra ha ospitato la prima mostra canina del mondo negli anni 40, molto prima che esistessero i crafts. L'anno esatto non è noto, ma è affermato in un'eccellente biografia dello zoo, che dice: "Lo zoo iniziò tutto mettendo in mostra vicino Trees Island Pond alcune delle razze di cane domestico più grandi del mondo. Cani da guardia tibetani, levrieri greci, cani da pastore persiani, segugi spagnoli, Terranova, cani cinesi probabilmente Ciò Ciò, e l'attrazione del giorno esemplare di San Bernardo dalla Svizzera. A questa mostra canina seguì la prima mostra del pollame al mondo, anch'essa tenuta allo zoo. I cani però in quel caso dovettero aspettare fuori almeno per quel giorno. Infatti i cani non furono ammessi allo zoo poiché avrebbero potuto causare dei danni agli altri animali.
L'ispirazione di Darwin. Un certo Charles Darwin pagò per visitare lo zoo nel 1838, dove ha incontrato per la prima volta un orangotango. Fu affascinato a tal punto da Jenny che tornò a vederla altre due volte. Si pensa che la sua osservazione, compreso il modo in cui lei riconosceva il suo stesso riflesso, ha contribuito alla teoria dell'evoluzione. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!